Ciao amici di Molise Web TV, quelle che abbiamo visto in anteprima sono le immagini di una mostra che si è svolta a Campobasso dal titolo Le carte raccontano, ovvero si sono posti in vetrina gli abiti tradizionali di Campobasso fine 800, così come risultano dagli atti consultati nei vari archivi. La mostra ha messo in evidenza anche una parte documentale con la riproduzione di documenti originali, così come si evince dai documenti dell'Archivio di Stato e degli altri enti che hanno contribuito alla realizzazione appunto di questa mostra, enti quali la provincia di Campobasso, la Soprintendenza Archivistica dell'Abruzzo e Molise, la Soprintendenza Archeologica del Molise, nonché le varie associazioni, l'Associazione Talenti Artisti Molisani, Arte e Tradizioni Fontana Vecchia, Centro Storico di Campobasso e la collaborazione dell'Associazione Arte Trombetta, Uniclassic Gioielli Arte e Rarità del Passato di Antonio Venditti, la collaborazione di Francesco De Socio, nonché quella dell'Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria, che ha garantito la sicurezza di queste rarità. Certo, parliamo di sicurezza perché i costumi e gioielli, nonché altro materiale storico esposto, sono vere e proprie rarità di indubbio valore, oltre che storico, anche economico e quindi abbisognevoli di tutela. Costumi di una volta che raccontano tante storie, tante vite vissute, immortalate dagli scatti di Ada Trombetta, e tante storie che si leggono nei panni indossati da gente comune di come era la vita tanti e tanti anni fa. Ma se può sembrare mero esercizio mentale rimpiangere con queste mostre quei tempi, può, anzi deve essere momento di riflessione e stimolo positivo, vedere, constatare che i simboli legati alla vita quotidiana trovano una loro valenza di esistere e informare, di stabilire priorità di interesse di una società ormai non più esistente, ma che comunque è stata la base di uno sviluppo che ci ha portato ad essere quel che siamo. Mostra scientifica, risultato di ricerche puntuali e precise, basata su documenti notarili del tempo, che per nostra fortuna sono risultati scrupolosi e meticolosi, come si evince appunto nelle liste di matrimonio chiamate da dari, cioè esplicitazione della dote fatta con i genitori degli sposi, che elencava tutto ciò che la sposa portava in dote, specificando quantità, colori, stoffe e quant'altro, sicché oggi possiamo conoscere tutto con dovizia di particolari, possiamo, senza ombra di dubbio, discernere il vero dal falso, il meraviglioso e stupefacente mondo dei vestiti di allora, sinonimo di classi sociali e modi di vivere, sinonimo di un traguardo e, se vogliamo, anche di vanità femminile. Dove c'è vanità, c'è voglia di vivere. Lì dove c'è ostentazione di bellezza, c'è predisposizione al confronto, al paragone, c'è la vita di ogni giorno.
piace ricordare qui anche due foto in grandezza quasi naturale di costumi di un tempo, fatte da Ada Trombetta, ma non tanto per il costume in sé, ma per l'espressione del viso della donna che indossa l'abito tradizionale. Volto scavato da rughe, mani segnati dall'età e del lavoro, che raccontano una vita vissuta in povertà e onestà, una vita di sacrifici, e seppur il sorriso smorzato e l'espressione della donna non sono evidenti, queste foto raccontano dei loro pensieri, delle loro paure e apprensione in un mondo di certo che non offriva tutti gli agi e le comodità che abbiamo oggi. Immergersi in questa atmosfera che questa mostra ci consegna è stato qualcosa di unico. Sembrava quasi sentire le voci delle popolane vestite a festa, a nozze, e i molti gioielli esposti farà gara per essere indossati appunto nel giorno della festa, per stupire, ammaliare, catturare l'attenzione. Grazie allora al curatore dottor Scalserra, che con impegno ma soprattutto amore cura i nostri ricordi, diciamo così, e ci regala spesso nozioni del suo sapere, portandoci indietro nel tempo, facendoci rivivere un tempo più lento. Sensazioni legate a cose semplici, a gesti sempre uguali, ad un mondo che forse oggi cerchiamo, sapendo che i nostri avi hanno già fatto questa ricerca e ci hanno lasciato scritto percorsi, passaggi nei loro abiti, nel loro volto, tramandandoci così una saggezza che è la linfa vitale per una vita più bella, pregnante, consapevole. Sperando allora di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.